uno dei problemi più grossi che si incontra quando si usano delle device portatili, penso per esempio ai computer, ai laptop, specialmente non quelli di ultimissima generazione, o penso a device come mostrerò, come lo YoloBox Pro, che è un mixer digitale che consente di fare streaming in diretta da ovunque. Oppure al limite persino il cellulare. Il vero problema, che spesso è un po' sottovalutato, ma che può influenzare molto negativamente le prestazioni della nostra apparecchiatura, è il fatto che questi oggetti scaldano. E a volte scaldano come delle stufe. E le prestazioni possono effettivamente diminuire. Io l'ho notato. Sia con il mio vecchio MacBook Pro del 2012, che per l'uso che ne faccio va più che bene per le mie esigenze, ma che indubbiamente, per esempio, ho utilizzato diverse ore, per esempio per l'uso che ne faccio in casa, che è quello di collegarlo con la rete per sentire la musica liquida, ho visto che effettivamente il caldo, la macchina diventa, comincia a bollire. Non dico che ci si possono cuocere le uova sopra, ma siamo lì. Mi è capitato per caso, nei giorni scorsi, di trovare sopra Amazon un oggetto che sembrava, come dire, poter risolvere i problemi collegati con il riscaldamento delle device portatili. E siccome costa soltanto 20 euro, ho deciso di provare a comprarlo. Si tratta ovviamente di un oggetto che proviene dalla Cina, che è l'unico luogo al mondo dove si riescono a fare prezzi di questo genere, io credo, e oggi voglio presentarvelo e mostrarvi come funziona e i vantaggi che, come dire, dà nell'uso normale durante le nostre attività. Dunque, tanto cominciare, vediamo un attimo l'oggetto che è oggetto della mia prova. Eccolo qua. Eccolo qua, è il Technet Laptop Cooling Stand. Eccolo qua, vedete? Si tratta in effetti di un semplice stand su cui appoggiare il proprio computer, vedete? Dotato anche di splendidi piedini per alzarlo e in qualche maniera per utilizzare quindi il laptop in una posizione più comoda. Accetta laptop dai 13 ai 16 pollici di dimensione e vedete, ha due prese USB che consentono il collegamento e l'alimentazione di questo oggetto tramite una qualche device che abbia un'uscita USB, una power bank piuttosto che proprio laptop, e ha poi un pulsante di accensione e spegnimento. Ovviamente, se io lo collego, cosa che sto facendo in questo momento, ad una device con una presa USB e accendo, vedete, si attivano al suo interno, vedete, tre piccole ventole molto silenziose che creano e producono un sistema di raffreddamento sul quale noi potremo appoggiare la nostra device portatile. Adesso vi mostro in pratica cosa succede. Vedete, io l'ho posizionato davanti a me, vedete, abbiamo il nostro appoggio, il nostro stand su cui andrò a posare il mio Mac. Ok? Allora, io lo vado a posare, vedete? Io poso il mio Mac, adesso allargo leggermente la ripresa, lo attivo. Lo attivo e vedete, come dire, aperto per, eccolo qua. Vedete, ho aperto per comodità e per vedere cosa succede in realtà
Da Vinci Resolve, che è un programma che utilizza molto la CPU e la GPU e quindi come tale tende a far scaldare il laptop. E ho aperto anche la finestra, lo vedete, la finestra del mio sistema di Mac Fan Control. È un programma freeware che consente di controllare la velocità del nostro PC. Ma ovviamente il vero problema è che se io uso questo comando e lo metto alla sua massima velocità, il sistema è estremamente rumoroso. Allora, il vero problema è che la soluzione è rappresentata dal fatto che se invece io banalmente collego il mio sistema, il mio appoggio al Mac, avrò una base, vedete, con sotto i suoi bei le sue belle ventole su cui io vado ad appoggiare il mio Mac. Il risultato, e in questo senso l'applicazione Fan Control mi aiuta perché mi dà i dati, io nel giro di pochissimi minuti passo da 60, 70, 80, 90 gradi di calore che il mio MacBook deve sopportare a 40, 30, 40, 41 gradi centigradi. Questo ovviamente, come voi potete ben immaginare, è un grande vantaggio, nel senso che io mi ritrovo ad avere una macchina che può funzionare per molte ore senza nessun problema e senza avere quella diminuzione di potenza e di qualità nel suo funzionamento che in realtà l'aumento della temperatura provoca. Ovviamente, come dire, non è soltanto con un laptop come il Mac che io posso realizzare una soluzione di tal fatta. Posso anche utilizzare, adesso ve lo mostro, un oggetto come lo YoloBox Pro. Lo YoloBox Pro, siccome la versione non Pro non lo permetteva, ha anche un sistema di raffreddamento migliore, nel senso che vi sono una serie di feritoi che fanno uscire l'aria calda dal box, ma anche questo sistema tende assolutamente a scaldare. Ma è sufficiente collegare la presa USB e poggiarlo sopra il nostro appoggio, il nostro piccolo stand, e ottenere immediatamente una diminuzione della sua temperatura. Io ho usato questo mixer nel mese di settembre per lunghe ore di trasmissione in diretta e devo dire che c'è stato alla fine della serata, ho visto dei problemi collegati essenzialmente con il fatto che come dire, la device era troppo calda. Conseguentemente, anche per strumenti come lo YoloBox Pro, questo tipo di stand, oltre che permettere un utilizzo, come dire, più ergonomico della device, consente anche, senza alcun problema, un miglioramento assoluto, delle prestazioni e della temperatura. Concludendo, io credo che il Technet, vi lascerò poi nella descrizione il link per andarlo a vedere su Amazon, è un oggetto che per 20 euro ha cambiato radicalmente le mie possibilità di utilizzo delle mie device portatili. È silenzioso, fa esattamente quello che ci serviva facesse e soprattutto
risolve in maniera drastica, e i dati sono evidenti, ripeto, soprattutto sul Mac, dove ho potuto vedere i dati, da 80 a 40 gradi centigradi in 5 minuti, e poi mantenendosi sempre ad una bassa temperatura. Risolve, dicevo, un problema altrimenti irrisolvibile, e conseguentemente io credo di poterlo consigliare a spada tratta per tutti quelli che debbono utilizzare in maniera professionale e a lungo device portatili che tendono a scaldarsi, soprattutto per chi possiede dei laptop abbastanza vecchi. Io credo che onestamente siano i 20 euro che meglio si può spendere per continuare ad usare al meglio il proprio computer. Ciao.